Foto hai di lui? Mi è sempre piaciuto il tennis. No, ma era dai, una sua non sarà un caso, non ci credo. E poi sono foto personali. Senti, è lunga da spiegare, ti annoieresti. No, forse ti non prego. Hai capito. Lui è il mio idolo da sempre, è un mito per me. Darei qualsiasi cosa per conoscerlo. Raccontami. Non mi va, ora basta. Perché non mi racconti sì, tu qualcosa? Sì, fammi capire, eravate fidanzati, stavate insieme. Dimmi la verità. Giunta la tua ora. L'orologio della tua vita sta dando i suoi ultimi rintocchi. Le lancette si stanno per fermare per sempre. Amore. 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 Ti ho portato un po' di frutta nel caso ti venisse fame. Oh, quanto ti amo. Tesoro. Riposati. Ti ho portato la frutta, anch'io ti amo. Riposati. Sì. Amore mio. Amore. Ti ho portato anche del succo se dovessi avere sete. Bene. Dormi ancora un po'. Sta tranquillo. Non avrà né sete né fame. Non avrà più niente, mai più. Flor, principessa, amore. Flor. Hai detto qualcosa? Oh. No. Stavi solo russando. Pensavo che avessi detto qualcosa. Ciao. Ci siamo. Nessuno mi ostacolerà. Io mi vendicherò. Non può essere. Non ci credo, Matteo Calderone. Non può essere. Come l'hai conosciuto? Io lavoravo in un bar vicino ai campi di allenamento come cameriera. Ma stavate insieme? Sì. Cioè, insomma, in realtà non lo so, ma io lo amavo molto, ero molto innamorata, ma non ero ricambiata. Veniva ogni giorno dopo gli allenamenti. Un giorno mi ha invitata ad uscire, siamo usciti un paio di volte e mi sono innamorata dal primo momento. Ma a lui non importava di me e quando gli ho detto che ero incinta mi ha detto che non ne voleva sapere niente. Non l'ho più visto, ho cambiato lavoro, insomma, non ho più saputo nulla di lui. Ma perché non l'hai chiamato? Non ti avrebbe lasciata da sola. Possibile che tu non abbia fatto niente? Ma io l'ho chiamato mille volte, non ne voleva sapere di me. Aveva il suo lavoro, la carriera. No, santo cielo, tutto questo è reale. Mi sta succedendo a me. Non riesco a crederci, come può essere? Ma se Matteo Calderone era un
mito per me, capisci? Sì, adesso scopro che cerca padre. Di calmarti adesso e ascoltami. Per favore, lascia perdere. Non metterti a cercarlo ti farebbe solo soffrire. E io non voglio che tu soffra ancora. Ascolta quello che ti sto dicendo. È questo. Shh. Oh no. Sì, dai, russa quanto vuoi. O quanto vuoi. Ti resta poco, David. Basta, Roberta! Ehi, schiaffo! Quello è fallo! Non è un fallo! Mi scusi se insisto, ma questa è simulazione! Si vede che lei non ha mai visto i giocatori di scherma! Quelli sì che giocano pulito! La bambina merita un'espulsione! Ma che ah, guarda come sei vestito! Non puoi proprio parlare! Ehi, è fallo, punto e basta! Dai, Roberta, vai a battere la punizione! Non era fallo! Vai, vai, vai! E gol! Gol! Si è aperto! Ce l'ho fatta! Bene! Bene! Vediamo! Perfetto! Ma come funzionava? Com'era? Segui molto attentamente, figliastra mia. Metti in mezzo alla azzurra, quella avrà un effetto immediato. Vedrai, la serva si addormenterà in men che non si dica, come un angioletto. No, come si addormenta? Mi sembra un po' pochino. Aggiungi in mezzo a fiala rossa e come per magia la serva si bloccherà e resterà ferma e calma. Infine, con mezza fiala verde, quella più potente, si addormenterà per almeno un mese, diciamo. Figlia mia, ma che cosa fai? Questa è una pazzia. Tu sei una bugiarda, truffatrice, manipolatrice, traditrice, ladra, imbrogliona, millantatrice, geniale come la tua adorata mammina. Ma assassina questo già mai, tesoretto mio. Non l'ascoltare, figliastra. Che cosa ti prende, Malala? Gli anni ti hanno per caso ammorbidito il cuore? Gli anni non hanno niente a che fare con me, Bonilla. Figliola, non ascoltarlo, te lo chiedo per favore. Forse devo rinfrescarti la memoria, cara Malala. La serva ti ha rubato l'eredità, ti ha privato del lifting, della vasca idromassaggio, dello shopping, ti ha tolto ogni cosa, ogni cosa! Dalle la fiala gialla, quella azzurra, quella verde, quella rossa, dalle tutti i colori dell'arcobaleno! Avanti! Distruggi! Basta! Basta, ho detto! Chiudete quelle boccacce subito! Oh, io faccio a caso. Ci metto un po' di questo, un po' di quello. Questa volta non posso fallire. Servetta, lo sai? Hai perso? Qualcuno avrà un problema. Bene, bene, ragazzi. Vi ho portato dei dolci buonissimi, sani e deliziosi. Oh, buoni, grazie. Grazie. Li ho già mangiati una volta, sono squisiti. Allora, fanciulli, vi state divertendo, vero? Sì, ti piace molto, qui? A vederti giocare. Quanto sei cattivo. Che cosa c'è da ridere? Non l'ho capita. No, ma che sto facendo? No, no, Anna! Che scelgo adesso? L'onestà o i soldi? No, no! Ah, la felicità è limitata. La tentazione, invece... è forte, fortissima. No, no. Però non si tratterebbe di rubare, perché rubare è rubare. Questo sarebbe, diciamo, un prendere in prestito. Li prendi senza farti vedere da nessuno, scommetti, vinci e li ridai. Semplice, no? Ma se neanche Eva ha resistito alla tentazione, chi sei tu per riuscirci? No, no! Oh, come puoi fare una cosa del genere o anche solo pensarla? Non sono tuoi! È una vergogna! Tu sei quasi una regina! No! Oh sì, sono di nuovo io, Anna della Oia. No, no, fammi parlare. Ho i soldi, ce li ho. Vieni a prenderli, ti do l'indirizzo.
Scrivi. Acuña. 1, 3, 4, 4. Aspetta prima. Mi devi puntare 100.000 su Mercurio. Dai, vieni che ti aspetto. No, no, no. È una cosa brutta. Brutta. Ai, ai, ai.